Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per essere qui questa mattina a questo evento che non è una festa di compleanno, non è una festa di famiglia, non è un anniversario dell'azienda Cialone. È l'inizio di una nuova sfida, di una nuova scommessa, una delle tante che in oltre 120 anni di storia questa azienda ha lanciato e il più delle volte, anzi sempre, ha vinto. Scopriremo tra poco qual è la scommessa, ma vi basti semplicemente una traccia, un'indicazione, il trasporto sostenibile nella mobilità locale. Ci si può spostare, si possono utilizzare i mezzi di trasporto grandi per dimensione, ma rispettare allo stesso tempo l'ambiente. E tra poco scopriremo perché questa è una scommessa. Diamo intanto il benvenuto idealmente ai padroni di casa che tra poco lo daranno a voi, ma naturalmente al centro tutti conoscono Guglielmo Cialone che rappresenta la famiglia, il grande team. Questa grande squadra, Mario Artusi di Romana Diesel. Romana Diesel è un pezzo di storia del trasporto Iveco nel centro Italia. E signori, se si muove addirittura Monsieur Pierre Laut da Parigi, che è il presidente di Iveco, significa che qui oggi c'è una cosa davvero grande e importante. Presidente Cialone, io avrei tante cose da dire, ma forse è il caso che qualcosa lo dica lei, dando il benvenuto a questi signori e cominciando a dirci perché gli abbiamo chiesto di essere qui questa mattina in vostra compagnia e in compagnia di tutto quanto il vostro team, la vostra squadra, la vostra grande famiglia. Allora, buongiorno e grazie per la vostra presenza. Io ho voluto scrivere perché poi sono convinto che avrei perso le tracce. E allora mi permetto di leggere. Allora, perché vedervi qui così numerosi è motivo più di gioia che di soddisfazione. Perché ciascuno di voi rappresenta per la nostra azienda un momento della nostra storia, lunga oltre un secolo. Ognuno di voi per il gruppo Cialone non è un cliente, un fornitore o un dipendente, ma è un tratto di percorso lungo 120 anni, iniziato nel 1895 con un carretto e arrivato oggi a spingersi fino agli angoli più remoti del continente. Proprio perché ciascuno di voi è un tassello di questo mosaico, non starò qui a ricordare i numeri che compongono la nostra azienda, né quelli della nostra flotta o dei nostri dipendenti. I numeri hanno un senso se sono solo un mezzo attraverso il quale realizzare un sogno. Non hanno senso se sono un fine. È stata questa la filosofia che ci ha consentito di essere ancora qui, più o meno nello stesso posto da dove partimmo, rimanendo fedeli alla nostra terra, rinunciando ad ascoltare le tentazioni che suggerivano di spostare la nostra sede lì dove forse sarebbe stato e sarebbe ancora oggi più conveniente. Con un clic potremmo trasferire a Londra metà delle nostre attività, ma sarebbe stato e sarebbe allo stesso tempo un tradimento del territorio al quale ognuno è indissolubilmente legato. Noi siamo legati alla terra nella quale affondano le nostre radici e insieme alle nostre anche quelle di tantissime delle persone che lavorano con noi. Persone e non risorse umane. La maggior parte delle persone che lavorano in questa azienda le conosciamo da quando erano ragazzi. Molto di loro hanno fatto qui la loro prima esperienza di lavoro, hanno girato tra piazzale, officina, amministrazione, conoscendo ogni aspetto e crescendo.
noi con loro e loro con noi. E poi è arrivato il momento dei loro figli, che hanno imparato dai genitori, mantenendo quell'aspetto artigianale che è alla base della passione per il lavoro. È così che siamo arrivati alla terza generazione. E la quarta, che è pronta ad assumere in pieno le sue responsabilità, mentre la quinta è già in via di formazione. I figli Giancarlo e Dora, insieme ai nipoti Emilio, Paola, Massimiliano e Leonora, hanno già ruoli strategici al nostro interno. La prossima generazione si sta formando, tutti quotidianamente contribuiscono con le loro energie allo sviluppo dell'attività. Ogni epoca deve avere i suoi uomini. È per questo che approfitto della vostra presenza per ringraziare tutti voi che, percorrendo un tratto più lungo o più breve a seconda dei casi, ci avete aiutati ad arrivare fino qui. Un ringraziamento particolare, nessuno se ne abbia male, sento la necessità di rivolgere a chi da più tempo sta camminando al nostro fianco, alla Romana Thiessen, con la quale abbiamo costruito tanto. Era con noi già nel 1987, quando ci fu l'altro grande evento con l'evoluzione del nostro piazzale e del nostro parco mezzi, inaugurati all'epoca alla presenza di Michele Albureto. Un ringraziamento alla Iveco, che oggi ci onora con il suo presidente Pier Lautto e che ci ha sollecitato, affiancato ed aiutato permettendoci di realizzare questa giornata. Un ringraziamento. È una giornata, ho finito quasi, è una giornata nella quale presentiamo un'ulteriore evoluzione della nostra azienda, con l'entrata in linea dei nuovi e più moderni mezzi Iveco, dotati di ogni comodità e sicurezza, sistema di ultima generazione per la prevenzione dei colpi di sonno, addirittura dotata di defibrillatori ed un sistema di cardioprotezione. Questi mezzi saranno utilizzati in tutti i comuni dove noi esercitiamo il TPL ed anche sulle linee in lunga percorrenza. Tutti i nostri mezzi ad oggi al 95% sono dotati di defibrillatori e sistemi di sicurezza. Quel 5% che manca cercheremo tra Iveco, tra Romana Thiessen e noi di colmarlo quanto prima, massimo marzo. Quindi già ho fatto una richiesta. Grazie. Ma la cosa importante era che la normativa neanche ve lo chiedeva questo. No, ecco, sul discorso defibrillatori, un minimo inciso, stanno allo studio delle normative molto molto serie e vogliono rendere obbligatorio l'utilizzo, a presto sarà, sia sulle ferrovie che sugli aerei. I taxi di Roma già sono obbligati a tenerli. E speriamo anche gli autobus. Noi l'abbiamo voluto fare d'iniziativa, abbiamo voluto fare un investimento cospicuo, interessante, però l'abbiamo voluto fare perché ci auguriamo, le cose sono due: o non servono mai e vuol dire che sono serviti, è meglio così che la gente sta bene, o se pure in 10 anni li utilizzassimo una volta ed avremmo il risultato sperato, pagherebbe tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Con loro, con la stessa formazione e con la medesima filosofia, ci avviamo ad affrontare la prossima sfida, una delle tante che la Cialone ha vinto in questi anni, è la sfida della sostenibilità. Vogliamo contribuire insieme a loro a lasciare un mondo più pulito di quello che abbiamo trovato, attraverso una collaborazione ancora più intensa ed ecosostenibile. Grazie allora a voi tutti che insieme a noi formate questa grande squadra, dove non importa chi fa, non interessa chi fa gol, ma interessa vincere. Senza di voi non saremmo qui. Grazie di nuovo a tutti. Grazie a Guglielmo Cialone. Io mi permetterei di sottolineare due passaggi. I numeri hanno un senso se sono un mezzo attraverso il quale realizzare un sogno. I numeri non hanno senso
se sono un fine, se sono uno scopo, e in questa azienda non ci sono risorse umane, ma ci sono persone. È su questo che vi chiedo un applauso per questa azienda e questa filosofia. Eccellenza, io approfitto della sua presenza e le cedo il microfono, sa che non lo faccio mai, però quando la vedo sento il dovere di farlo. Il vescovo di Frosinone Fiorentino, Ambrogio Spreafico. Ma sono venuto volentieri, nonostante oggi la giornata mia sia un po' complessa, diciamo, infatti vi dovrò lasciare. Ma io vorrei dire due cose. Innanzitutto mi complimento con Guglielmo Cialone e la famiglia, perché sono in questa terra e perché sono rimasti. Questa è la prima cosa, perché molte volte uno emigra in vari modi. Voi siete rimasti perché volete bene a questa terra dove voi siete nati, siete cresciuti e volete che questa terra migliori la sua condizione. Questa è la prima cosa, veramente vi ringrazio per questa vostra presenza in questo momento soprattutto difficile, no? Economicamente, socialmente, la disoccupazione, sappiamo che cosa è avvenuto in questa che viene chiamata la Valle del Sacco, no? Quindi non c'è bisogno che ve lo spieghi io. La seconda cosa che vorrei dire e sottolineare è la scelta che fate oggi, no? Che la presenza del presidente della Iveco, la UT, è un segno di questa scelta, diciamo, per la persona e per l'ambiente. Voi sapete che io sono un po' fanatico dell'ambiente, no? Ne parlo spesso qui in questa terra che è stata devastata molte volte dal disinteresse o dagli interessi personali di alcuni, no? Voi avete scelto, con questo che oggi ci fate vedere, di contribuire a affrontare in maniera vera e concreta il problema della sostenibilità ambientale, perché di chiacchiere ne siamo pieni, no? Sull'ambiente, di interventi sulla Valle del Sacco ne siamo ancora più pieni, diciamo. Peccato che ancora non si capisce cosa si sta facendo, no? Ci si rimpalla le cose da un'istituzione all'altra senza fare molto, e quindi questo che voi fate potrebbe essere una piccola cosa, ma è una grande cosa, perché noi abbiamo bisogno oggi di segni concreti, di speranza, che non è vero che non si può far niente per migliorare l'ambiente in cui viviamo. Qualcosa si può fare e voi con questo lo dimostrate in maniera molto chiara. E mi complimento con voi e vi ringrazio davvero per quello che la scelta che avete fatto, e per vi auguro nel futuro che sia un esempio anche per altri, perché i nostri comuni, ad esempio, dovrebbero prendere esempio da quello che voi fate per rendere non solo sostenibile l'aria inquinata in cui noi tante volte siamo. Abbiamo il primato, no? Mi sembra, Frosinone, per lo sforamento di polveri sottili in un anno, e lo manteniamo saldamente, ma anche perché sia una possibilità per chi altri vi possono imitare. Grazie davvero e mi complimento ancora con voi. Grazie. Grazie Eccellenza, tra l'altro insomma è finito sul Corriere della Sera, addirittura furia di dire durante le sue omelie che bisognava rispettare l'ambiente, ecco la conseguenza Eccellenza. C'è il sindaco nonché presidente della provincia, ha il dovere di salutare questa gente che è arrivata qui da molto lontano, la UTA è una settimana che è in viaggio, non ha preso i mezzi delle Iveco, sa presidente? Grazie, innanzitutto lasciatemi fare un ringraziamento alla famiglia Cialone. Quando si parla di trasporto pubblico locale, quando si parla di gran turismo, la famiglia Cialone rappresenta un pezzo della storia della nostra città e della provincia di Frosinone. Quindi veramente grazie per quello che è stato fatto in oltre un secolo di storia. Dalle parole di commozione di Guglielmo capiamo veramente l'importanza del tanto lavoro che è stato fatto in questi anni. La famiglia Cialone a me mi lega un'amicizia forte familiare anche con le nuove generazioni, come ricordava Guglielmo, Emilio, Paola, Giancarlo, Dora, Eleonora e Massimiliano, che stanno portando avanti con grande passione e con grande professionalità questa azienda. Famiglia Cialone, tutti ricordiamo anche i più giovani, l'omino dei mondiali 90, oppure oggi gli All Blacks. Questo è il tanto lavoro che è stato fatto in questi anni su questo territorio. Vi diciamo grazie anche per quello che dicevi poc'anzi, Guglielmo.
hai messo da parte, avete messo da parte i numeretti e avete messo al centro del vostro lavoro, della vostra professionalità, il cuore. Avete scelto di restare qui a Ferentino e oggi, grazie alla vostra azienda, il nome di Ferentino viene veicolato in tutto il mondo. E questo ovviamente è motivo di orgoglio e di soddisfazione anche per noi amministratori, per noi istituzioni che con voi vogliamo continuare a collaborare. E in un momento di festa come questo, oltre a ricordare i tanti risultati, avete voluto mettere al centro di questa mattinata, quindi portare l'attenzione su quelle che sono le problematiche e le criticità ambientali. Non lo facciamo solamente attraverso le parole di questa mattina, ma lo fate con i fatti, anche con i mezzi che prossimamente metterete a disposizione della comunità e della collettività. Quindi ringrazio Guglielmo, ringrazio tutta la famiglia e sono sicuro che ci saranno ancora tantissimi anni di buon lavoro e soprattutto porterete avanti il nome della nostra città. Oltretutto grazie anche per aver portato personalità qui nella nostra città. Anche oggi Ferentino è al centro dell'attenzione, una città brava nei trasporti, come lo testimonia la presenza della famiglia Cialloni, ma una città anche ricca di storia, cultura ed arte. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie. Grazie Sindaco, Sua Eccellenza il Prefetto Emilia Zarrilli, che più volte alla pari del Vescovo ha sollecitato il rispetto dell'ambiente. Eccellenza. Buongiorno, io sono un po' imbarazzata stamattina perché ho conosciuto Cialone solo pochi giorni fa. Conoscevo i mezzi, conoscevo in qualche modo le etichette sugli autobus, ma non sapevo che erano di questo territorio. Arriva quest'uomo nel mio ufficio per invitarmi con un'aria così mite, quasi dimessa, taciturno, un po' così, e poi arrivo qua e scopro la grandezza del sistema. E questa è la testimonianza che gli uomini grandi non hanno bisogno di grandi parole e di grandi dimostrazioni. I fatti parlano per loro. Complimenti. E poi un benvenuto e d'obbligo ai personaggi che sono qui insieme alla famiglia Cialone, perché sono la testimonianza di qualcosa di importante che si realizza oggi, che l'Iveco possa sostenere la mobilità e la possa sostenere nel modo migliore che si possa fare, nel modo più intelligente, con la tutela dell'ambiente, che oggi è un argomento molto delicato al quale, come diceva il nostro Vescovo, se ne parla tanto, si presta attenzione, ma concretamente si fa poco. Ed ecco la dimostrazione invece che si può fare nel migliore dei modi, con dei mezzi nuovi, ma anche migliorando quelli che già ci sono. Insomma. Perché oggi la mobilità credo che sia uno dei primi problemi dei territori, soprattutto per chi viene come noi da Roma, vero Presidente? Insomma. Quindi si sa che se non ci si muove bene il territorio non cresce, non si sviluppa. Molti hanno ripreso le parole importanti che ha detto il Presidente Cialone, l'attaccamento al territorio che ha sottolineato il Sindaco di Ferentino, insomma quanto sia importante. Si è partito da qui e si vuole restare qui, malgrado tutto e malgrado tutti, perché bisogna farlo crescere questo territorio, perché merita la vostra attenzione. Poi il concetto vero è mettere al centro la persona, queste generazioni che si susseguono nel tempo, che hanno l'attaccamento al lavoro perché è il lavoro del padre che si tramanda ai figli. È bellissimo, è una storia da libro cuore questa, ma è una storia reale, è una storia che si vive e questo è il risultato che si vede. E poi, permettetemi, quello che mi è piaciuto un po' cogliere in fondo è con tutte queste premesse vincenti, si può e si deve vincere, perché lui ha concluso con una parola: vinceremo, come la canzone. E noi vi auguriamo sempre di vincere tutte le battaglie che affrontate, perché si vince per voi e per il territorio. Grazie. Io approfitterei, perché al di là delle autorità, quelli che conoscete, che spesso sono sotto i riflettori, dalla Regione Lazio qui c'è un signore che è il responsabile dei trasporti nella Regione Lazio. Dottor Nicola Passanisi, se mi raggiunge un attimo, perché non era previsto, però
voi in questi giorni con il presidente Zingaretti state inaugurando i piazzali, state facendo vedere le nuove corriere del Cotral. Dica la verità, passato in questo piazzale non le è venuto in mente, ma quasi quasi mi faccio fare un'offerta da Cialone, leviamo il Cotral e diamolo il servizio? No, no, ci teniamo Cotral, no, perché, no, ci terremo per almeno altri 2 anni sicuramente Cotral, siamo adesso. No, io sì, sono venuto volentieri, in realtà sono il responsabile del settore del trasporto pubblico locale per l'assessorato dei trasporti e vengo a portare il saluto dell'assessore Michele Civita che purtroppo è impegnato nel bilancio regionale giorno, mattina, notte, ha finito stamattina alle 7:30, non riusciva fisicamente ad essere qui. E sono venuto veramente volentieri perché la storia della famiglia Cialone è una storia che ho iniziato a conoscere 3 anni e mezzo fa quando mi è stato dato l'incarico di rivedere il sistema di trasporto pubblico locale del territorio della Regione Lazio, anche in virtù del fatto che purtroppo, avendo noi avuto un taglio drastico delle risorse da parte dello Stato, abbiamo a nostra volta dovuto ridurre le risorse territoriali, le risorse da attribuire ai comuni e quindi al DPL locali. In quell'occasione mi rimase impresso, e lo volevo riportare, che durante le decine di riunioni che iniziavamo a fare con tutti gli esercenti del trasporto pubblico locale, mentre tutti minacciavano licenziamenti forzati dovuti al taglio, il Guglielmo Cialone si alzò e disse: guarda, io non licenzierò nessuno. Lo disse forse anche, detto, non sai neanche quanto ti taglieremo, non sappiamo neanche quanto riusciremo a dare di risorse ai comuni di Ferentino, Supino, Morolo. Dopo una settimana tornò insieme a Massimiliano con il piano di rimodulazione del trasporto che prevedeva l'intero organico. Non hanno fatto un licenziamento. Diciamo che la regione in generale, il suo esempio è stato poi seguito per fortuna da tutti. Però la forza di un'azienda si misura anche in quelle occasioni, quando gli altri, come dire, iniziavano un percorso con noi di rimodulazione, la ditta Cialone, devo essere onesto, in 20 giorni rimodulò tutto, portò avanti un piano, ha portato avanti un piano di trasporto integrato e per primo riuscì a coordinare anche in parte l'attività dei suoi comuni, dei comuni di Ferentino, Supino, Morolo, Patrica, se non sbaglio, riuscendo a creare una rete di trasporto più efficiente e riuscendo ad obbligare praticamente la Regione Lazio a riconoscergli delle premialità per quanto erano riusciti a fare nell'arco di pochi mesi. Veramente un lavoro straordinario. E vedere che con le risorse inferiori, che purtroppo in questo momento tutte le aziende del trasporto possono avere da parte come contributo regionale, ci sono aziende che invece di limitare, tagliare, investono, è per noi una fonte di profonda gioia, è una cosa meravigliosa. Devo dire che in generale tutta la regione sta seguendo l'esempio, per fortuna, dell'azienda Cialone, e sono molti quelli che lo stanno facendo. Però loro hanno avuto dall'inizio una marcia propositiva e una voglia di fare che personalmente mi ha sempre lasciato stupito. Cioè, non hanno mai passato il tempo a lamentarsi delle risorse inferiori, non hanno mai battuto cassa, in nessun modo hanno lavorato. Massimiliano viene da noi, praticamente c'è una stanza accanto alla mia ormai, praticamente, che viene ogni 24 ore a cercare di proporre nuove idee, proporre nuove cose. È un'azienda che veramente merita l'appoggio della Regione Lazio, merita l'appoggio di tutte le istituzioni che sono qua. Lo dico con orgoglio, sono felice di aver conosciuto loro fra i tanti che conosco, è una delle esperienze che probabilmente fra 1 anno e mezzo, quando il mio incarico finirà, mi porterò dietro con più gioia, compresa questa giornata di oggi. Grazie, buona giornata. Grazie. C'è anche un'altra parola che vorrei introdurre. Adesso faccio impazzire i nostri cameraman in regia, il nostro Danilo Costanzo, ma rompendo ulteriormente gli schemi, c'è anche un'altra parola che va aggiunta, che è la parola modestia. La nuova generazione, quella che ha citato prima Guglielmo, si è nascosta qui in mezzo al pubblico pensando che io non ci andassi. Emilio, su, stand up Emilio, in favore di telecamera. Buongiorno a tutti, ecco, mi fa molto piacere vedere questa grande presenza da parte di tutti voi. Ecco, quindi voglio approfittare per ringraziare tutti voi per essere qui e per aver deciso di condividere con noi questa giornata. Questa giornata che deve essere per noi un grande stimolo a migliorare il nostro impegno quotidiano su quello che stiamo già facendo.
Per quanto riguarda i traguardi che noi siamo riusciti a raggiungere come azienda, lo abbiamo potuto fare soltanto grazie alla collaborazione e alla coesione con tutti quanti i nostri fornitori, partner e con tutto quanto lo staff che ogni giorno ci sta vicino. L'intento dell'azienda è quello di continuare sempre su questa strada, di migliorarci e di andare avanti sempre per questa strada, utilizzando quella che è stata la nostra filosofia di vita, cioè sempre tradizione, esperienza e tanta passione in tutto quello che facciamo. Grazie. Guglielmo, io nel 1987 c'ero, ero qui quando venne Alborito. Secondo me alla prossima edizione prenderanno loro il posto mio comunque, questo è sicuro. Massimiliano, eccolo qua Massimiliano, quello che sta togliendo la pelle alla regione, eccolo qua. Allora, in favore di telecamere. Buongiorno a tutti, sono un po' emozionato perché vedervi oggi così numerosi per noi è un motivo di orgoglio e di soddisfazione. E un ringraziamento a tutti voi, anche all'amico Nicola che ha sempre speso belle parole, ma un ringraziamento soprattutto, già fatto, estendo ringraziamenti fatti da mio zio, alla Romana Diesel che quotidianamente ci affianca e mi permette ci sopporta ogni tanto, e all'amico Pierla Hutto, nonché presidente di Vego, con il quale abbiamo condiviso e ci ha permesso di vivere belle emozioni ogni giorno, tra cui gli All Blacks. È grazie a voi che siamo riusciti a effettuare questo importante evento. Quindi rinnovo i ringraziamenti. Ma soprattutto un ringraziamento vorrei farlo a tutte quelle persone che collaborano con noi, tra fornitori, le nostre persone, non le risorse umane, che quotidianamente con la passione, lo spirito di sacrificio e soprattutto quello che è l'amore per il lavoro cercano di dare un contributo e che ci permettono non solo di rimanere nel mercato, sul mercato, ma ci permetteranno di crescere, perché l'azienda è intesa come una squadra e noi siamo una grande squadra. Grazie a tutti. Grazie. Dora, si è nascosta più di tutti. Dora, eccola qua. Glielo fate un applauso, che è quella che si emoziona più di tutte. Buongiorno. Io vorrei ringraziare tutti per la presenza di oggi, ma soprattutto perché quando nei giorni scorsi vi abbiamo contattato per invitarvi, eccetera, avete risposto subito tutti in maniera molto positiva e questo ci ha permesso durante questi giorni di preparativi, eccetera, di avere tanto entusiasmo, tanta gioia, insomma è stata una bella settimana, movimentata ma molto molto piacevole, bella, grazie. Grazie Dora. Allora, in due parole, perché io ho sentito sotto già il segnale del telefono? Perché noi siamo per telefonare a Londra. Allora, che cos'è Trafalgar? Perché c'è questa scritta? Trafalgar è un soggetto, un operatore turistico che noi abbiamo conosciuto sempre per non licenziare, come diceva Nicola. Nel 90 ci fu, dopo i campionati mondiali, che andarono molto meno bene, se non peggio, di quello che era previsto, e noi ci trovammo un parco macchine troppo dimensionato a quelle che erano le reali esigenze del mercato domestico. E allora chi non vuole licenziare ma vuole andare avanti, che fa? Si mette la valigetta in mano, come qualche volta ho assistito io a dei paesani che andavano a Napoli a pigliare la nave per andare a lavorare in America, e ci siamo messi sul mercato internazionale. La sede del mercato internazionale per il turismo mondiale è Londra. E bussando qualche porta di Londra, non a caso, ma dopo aver fatto uno studio di fattibilità, e sì, abbiamo iniziato un rapporto, allora non si chiamava Trafalgar, no? Ma si chiamava in altro modo, TWE si chiamava. E così dal 90, dall'88, 90 in poi, è nato un rapporto di stima, di fiducia e di reciproca collaborazione. Quindi questo è Trafalgar. Insomma, ecco perché quando andate in giro per Londra, nel centro di Londra, vi vedete passare a fianco le corriere con la scritta Cialone. E allora noi abbiamo fatto una cosa, Guglielmo, abbiamo chiamato Craig Mayhew a Londra, che è il direttore delle operazioni trasporti di Trafalgar, dovremmo averlo in collegamento. Good morning, Craig. Good morning all, my name is Craig Mayhew, I'm the Director of Transport and with me is Giorgio, Head of Transport for the Operations. At the Travel Corporation, we're a large company, we carry over 2 million guests, travellers a year from around the world,
across our 30 different brands. Buongiorno a tutti, io sono Giorgio Innocenzi, sono Head of Transport Operation e qui con me c'è Craig Mayhew, il direttore dei trasporti della The Travel Corporation, un'azienda con la quale viaggiano oltre 2 milioni di persone ogni anno tramite i suoi oltre 30 marchi. We hope you're all having a good Saturday morning and that the weather is good. Ci auguriamo che il vostro sabato mattina sia piacevole e il tempo clemente. We're sorry that we can't be with you, but office commitments today in London made it impossible for us to travel out to be there in time to be with you. Ci dispiace moltissimo non poter essere con voi. Precedenti impegni lavorativi hanno reso impossibile la nostra partecipazione. Tuttavia abbiamo deciso di registrare questo videomessaggio e condividere con voi il nostro pensiero sull'anno appena trascorso e su quello che ci riserva il futuro. So we're sending this recorded message that if we were with you, this is what we would say. 2016 has been an incredibly challenging year in the travel industry. Continued mass tourism and terrorism, mass immigration, political turmoil, the Brexit issues and huge currency fluctuations. Il 2016 è stato un anno estremamente sfidante per il settore turistico. Terrorismo, immigrazione di massa, instabilità politica, Brexit, tassi di cambio estremamente volatili. But with the support and commitment from our partners, Celloni, to buy so many new coaches this year from Iveco in 2016, there have been the cutting edge of service delivery to our European brands of Insight Trafalgar and the Travel Corporation Asia. Ma con il supporto e la professionalità del nostro partner Celloni, che ha recentemente acquistato numerosi autobus da Iveco, abbiamo potuto continuare a fornire ai nostri clienti in Europa, Trafalgar, Insight e Travel Corporation Asia, l'ottimo servizio a cui sono ormai abituati. These new Iveco coaches have been very well received by our clients who have travelled from all over the world to visit Italy and the surrounding European countries. This year we've had over 10,000 guests that have travelled with Celloni and on these new coaches this year. Questi nuovi mezzi Iveco hanno avuto una ricezione estremamente positiva da parte dei nostri clienti, che vengono da tutto il mondo per visitare l'Italia e gli altri paesi europei. Circa 10.000 persone hanno viaggiato quest'anno sui mezzi della Celloni. The coach touring market remains a very difficult sell, with so many other types of competition: the cruise industry, railways, online and direct, and recently the mad increases that we've seen in Italy on city taxes and permits. But the ability to promote safe, guided, eco-friendly tours remains a unique selling point for the Travel Corporation that allows our guests to have real experiences. Il mercato dei viaggi in autobus rimane piuttosto difficile, con numerosi concorrenti, crociere, viaggi in treno, online e recente aumento esponenziale di city taxis e permessi, ma l'abilità di promuovere i nostri viaggi come sicuri, guidati ed eco-friendly rimane il nostro unique selling point che permette ai viaggiatori di avere esperienze reali. So with the support of Celloni and Iveco, we are optimistic for 2017. And at the end of the day, quality, service and reliability will always win through. Quindi con il supporto di Celloni e Iveco approcciamo il 2017 con ottimismo, coscienti che qualità, servizio e affidabilità sono le parole vincenti per affrontare il futuro. So we wish you all a fun day and sorry not to be with you. Happy Christmas and a new year and to a positive and successful 2017. Thank you Celloni, thank you Iveco and from everybody at the Travel Corporation. Vi auguriamo una buona giornata e ci scusiamo nuovamente per non poter essere con voi. Quindi vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo a voi e a tutte le vostre famiglie. Grazie mille Celloni, grazie mille Iveco da parte della The Travel Corporation. Bye! Bye! Grazie Craig. Certo si inglesi con lei, con le I. Fanno di tutto. Mr. Celloni, senta un po', ma di tutto questo che... Vado a firmare il contratto, sta a posto. Ah, allora sta a posto. Intanto però, a contratto firmato, qui c'è una curiosità, ma how much, quante contributo ha avuto Celloni per fare questa cosa? O questa iniziativa è un investimento tutto vostro, iniziativa vostra, senza supporto da parte dello Stato? Scusa, sì, più chiaro. Per quanto riguarda TPL, questo qua zero.
Zero. Quindi tutto iniziativa di nostro. Cialone. Tutta la famiglia. Questo merita un altro applauso, lo signori. Stesso per... Questo merita un altro applauso, quindi è un'iniziativa direttamente fatta dall'azienda. Mario Artusi, Romana Diesel, diceva Guglielmo, partner storico di questa azienda. Che dire di questi mezzi e anche un po' di questa azienda? Possiamo dire che noi, io mi riferisco a circa 50 anni fa, grosso modo, eravamo tutti più giovani e conobbi Guglielmo Cialone che ci venne a trovare in ufficio. Potrei raccontare tante cose, ma due o tre cose le voglio ricordare. La prima è quando venimmo qui con Alboreto, con l'elicottero, a inaugurare la nuova sede a Fiorentino, qui a Fiorentino, che fu una festa bellissima, emozionante, poi purtroppo Alboreto ebbe quell'incidente, eccetera. Ma stemmo molto bene, fu una giornata veramente stupenda, veramente bella, come quella di oggi d'altronde, perché qui si vive in famiglia, non si vive in formalità, ma si vive in sostanza, si vive con un rapporto umano molto caldo, molto bello, molto sincero. La seconda cosa, quando Guglielmo venne tanti anni fa, dice, ho fatto questa cosa con la Trafalgar, eccetera, adesso facciamo una cosa, andiamo, allora c'era giù ad Avellino, lo stabilimento, portò giù i dirigenti del Trafalgar per studiare un autobus idoneo che facesse così risalto, desse risalto alla sua azienda e all'Iveco in un ambiente londinese in cui non era molto conosciuto come trasporto persone. Anche quella fu una significante iniziativa che tu non hai ricordato, ma io ricordo bene. La terza è che ancora oggi viviamo con la famiglia Cialone un rapporto di affettuosa amicizia. Non sono clienti e fornitori, ma direi che siamo reciprocamente partner e viviamo con uno spirito di affetto e di sensibilità che ci onora e spero che anche loro siano soddisfatti del nostro rapporto. Con l'occasione ringrazio anche i numerosi clienti, amici che sono qui presenti, auguro a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie. Grazie. Dobbiamo dirla tutta, Guglielmo, c'è stato un momento della storia di questa azienda in cui hanno visto tutto nero e non era una cosa negativa. Hanno visto all black e allora vediamo perché hanno visto all black e vedere tutto nero in questo caso non era una cosa negativa. Daily, i nostri campioni trasportano i campioni.
Gli All Blacks, signori, si spostano in Europa solo e soltanto sui mezzi di Cialone, sono quelli che sono parcheggiati lì nel piazzale, tra poco andremo anche a vederli e se ci autorizzeranno potremo anche salire su quei mezzi per vedere dove viaggiano i campioni. Messie Laut, che cosa dire di questa azienda, di questa scommessa che hanno fatto sulla sostenibilità? Perché è anche un invito a tutti i comuni, visto che ci sono sindaci, tutti i comuni della zona, perché come dire, noi Cialone questa scommessa l'abbiamo fatta, abbiamo investito sulla sostenibilità, adesso tocca ai comuni, quando debbono rinnovare il sistema di trasporto pubblico locale, affidarsi a strutture che sono ecosostenibili ed ecocompatibili. Buongiorno a tutti, io mi metto in piedi perché seduto a fianco di due monumenti come questi due signori mi sento molto umile e giovane, perché tanta esperienza e storia bella, tengo propriamente a salutarvi tutti e due, Romania Diesel, Cialone, perché fate un onore a un mestiere, alla relazione umana e vi ringrazio per questo. Allora, ad Iveco abbiamo un impegno fortissimo sulla sostenibilità, trova i radici nell'azienda che ci fa madre, che si chiama CNH Industriale, che è presidiata dal dottore Marchione, che già da quasi 10 anni ha tenuto a mettere un impegno sulla sostenibilità, con il principio che nel futuro nessuna società non avrà nessun tipo di valore se non è capace oggi di anticipare le necessità di salvare la pianeta e l'ambiente per la sopravvivenza semplicemente dell'umanità. Dunque noi l'abbiamo proprio al cuore della nostra gamma di prodotti. Vi sorprenderà forse, ma se prendiamo per esempio i bus urbani, l'anno scorso, nel 2015, già meno della metà sono stati fatti a diesel e più della metà sono già stati a gas o ibridi e siamo assolutamente leader in Europa su questo sviluppo di veicoli alternativi al diesel per combattere, come diceva il Vescovo prima, i particelli sottili, i NOx e tutte le cose che creano oggi un problema grave per tutti noi a livello dell'umanità ma anche a livello molto locale. Dunque abbiamo un fortissimo impegno su questo, però la sostenibilità non è solo l'ambiente, la sostenibilità c'è anche una responsabilità sociale che è uno dei valori, dei pilastri e qui ci tenevo tantissimo a venire a questo evento per la famiglia Cialone, per la società Cialone, società nel senso largo, anche gli autisti impiegati e tutte le persone della comunità, perché l'impegno locale è un valore fondamentale di questa sostenibilità come concetto umano. Ci tengo molto perché qui oggi, per me è la prima volta che vengo qua, e mi meraviglio di queste belle parole, tutti i belli sentimenti, tutto ciò che è stato riferito, che proprio sono i valori umani che celebriamo oggi e che sono talmente ben realizzati, impersonalizzati da Guglielmo, tutta la sua famiglia e tutta la comunità di Cialone. Dunque per me è proprio un momento molto emozionante. Vorrei aggiungere che l'impegno sociale che è stato sottolineato da diversi da voi a livello locale è stato anche fatto con un grande gesto perché, come l'avete saputo, gli All Black, il loro partner di charity, sono l'UNICEF e Cialone ha vinto l'asta per il Majelis degli All Black e dunque abbiamo raccolto ben 235.000 euro grazie all'asta di questo veicolo di un camion per l'UNICEF per aiutare i bambini che abbiamo scelto di aiutare in Sudafrica d'accordo con gli All Black e questo è un altro segno di impegno sociale molto forte che sottolinea ancora questo valore di sostenibilità. L'ultima cosa che vorrei dire che per me è una cosa che mi ha assolutamente stupito, abbiamo visto gli All Black, li abbiamo trasportati e nel modo trasportare, non so in italiano, ma in francese abbiamo due modi di dire trasportare. C'è il modo di trasportare le cose, le persone, poi c'è anche il modo di trasportare i sentimenti, i valori. E quando hanno trasportato gli All Black, hanno ben più che trasportato delle persone. Hanno trasportato una squadra che è mitica, che ha conquistato per la prima volta nella storia un secondo titolo mondiale. E devo dire che vi sembrerà una sciocchezza, però questo nome, questa azienda di Ferentino,
del suo territorio, ha portato i valori suoi di cura delle persone che trasportano ben al di là di solo trasportarle fisicamente. E vi posso assicurare che la squadra intera degli All Black sono estremamente attaccati a tutte le persone che hanno fatto questo servizio. Quando ho lasciato gli All Black l'ultima partita, che era in Francia dopo la cena, sono andato a salutare il capitano Kieran Reid, e la prima cosa che mi ha ancora detto è ringraziare per il trasporto e ringraziare per i ragazzi che le hanno guidati l'anno scorso per la campagna vittoriosa, quest'anno ancora per la loro campagna di visita vittoriosa anche, e mi ha proprio ringraziato per questo. E devo dire che il giorno dopo mi ha chiamato il direttore generale di All Black e mi ha detto: ma quando torniamo l'anno prossimo, ci siete ancora per noi, con noi? E vi dico questo perché questi valori che celebriamo questo locale hanno un valore universale che ha fine toccato la più bella squadra di sport collettivo che esiste nel mondo, che sono gli All Black, e di cui la vittoria, un pezzettino, ha trovato radice nella cura che l'impresa Cialone e tutti i ragazzi hanno preso dei giocatori per trasportarli loro e le loro famiglie quando sono in queste campagne lunghissime, e l'hanno apprezzato in modo immenso. E questo è proprio il valore di trasportare persone nel senso figurato e umano delle cose. Dunque, un grandissimo grazie. Un pezzo della vittoria dei All Black è nato a Ferentino. Grazie. Grazie. Allora, Massimiliano, se ci raggiungi un attimo, perché a questo punto, prima di alzarci anche noi e di andare nel piazzale, noi abbiamo da consegnare una cosa a Monsieur Laut. Che cosa gli consegniamo? Usiamo Massimiliano come valletta, perché comunque qualcosa abbiamo detto in azienda la deve fare. Cosa consegniamo, Guglielmo? È un'opera d'arte. Questo è un pensiero, un piccolo pensiero, ricordo, diciamo come un ringraziamento per la sua presenza oggi qui da noi e per tutto il paese, perché è davvero un'emozione averla qui oggi, nonostante numerosi impegni. Facciamo vedere di cosa... Lo hanno letteralmente sigillato per paura che in qualche modo ce lo portassimo. Eccoci. Mettiamolo in favore di telecamere e descriviamo, eh? Allora, buongiorno a tutti. Questo... Io, per quanto riguarda la spiegazione, a parte il nostro stemma, però pregherei l'artista Fausto Roma, molto importante, che viene qui e spiega bene di cosa si tratta. Allora lo raggiungo io, Fausto Roma. Allora diciamo che, buongiorno a tutti, questo è una ceramica Raku particolare, perché attinge a una radice completamente esterna alla nostra tradizione, però usa i quattro elementi fondamentali: la terra con cui è fatto, il fuoco con cui è cotto e l'acqua con cui è raffreddato, e poi la mancanza di aria, cioè diciamo gli effetti metallici sono determinati dalla mancanza di aria, per cui i quattro elementi contribuiscono a rendere questo risultato. Il segno decorativo che io ho realizzato è dedicato al marchio di Cialone, con l'aggiunta di una piccola spirale che ha un significato di continuità. Grazie maestro, grazie. E visto che ci siamo, Emilio, perché abbiamo anche da fare una consegna per Mario Artusi, al quale quindi consegniamo questa che è una vera e propria opera d'arte realizzata per l'occasione. E a questo punto chiamerei Dora, Eleonora e Paola per consegnarlo al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo. Beh, insomma, addirittura in tre.
giustamente dice Guglielmo, ha tre incarichi, per cui è giusto che siano in tre a consegnarglielo. E allora, a questo punto, nel pieno rispetto della tabella di marcia, signori, come ogni pater va in gloria, noi adesso andiamo nel piazzale e andiamo a vedere da vicino questi mezzi, non senza avere detto grazie ancora una volta al padrone di casa e agli ospiti per averci raggiunto. La giornata non finisce qui, continua semplicemente più all'aperto. Buona visita a tutti. Di certo nella sconfinata flotta del gruppo Cialone il bus di punta in questa giornata è quello che trasporterà la squadra più forte di tutti i tempi di rugby, quella degli All Blacks, la squadra neozelandese in tutta Europa. E noi abbiamo la fortuna di poter raccontarvi, di poter mostrarvi questo gioiello, questo autobus che non è soltanto un gioiello a livello di bellezza estetica, perché al suo interno nasconde tanti segreti. Di certo non posso raccontarvi io questi segreti perché abbiamo il padrone di casa, ovvero l'autista che trasporterà gli All Blacks in tutta Europa. Abbiamo Francesco, buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa vettura, questo autobus degli All Blacks, innanzitutto vedo la targa FG, quindi è nuovissimo. Nuovissima, sì, una macchina nuovissima, sì. Ha portato per la prima volta la squadra di rugby, campioni del mondo di rugby della Nuova Zelanda. In questa occasione qui l'ho portata io, quindi è stato un grande orgoglio e un'emozione non da meno portarla per la prima volta e quindi aver avuto questa possibilità che mi ha dato l'azienda di portare la squadra e soprattutto con questa macchina qui. Allora, andiamo, io direi di andare dentro e di conoscere un po' meglio all'interno il mezzo che porta gli All Blacks in tutto il mondo. Allora Francesco, l'autobus è bellissimo, la selleria è tutta in pelle, quanti posti sono e quali sono le caratteristiche? Questa attualmente ha 46 posti, poi sono, diciamo, sono full optional i sedili, quindi hanno il poggio a testa che si alza e si avvolge intorno al collo, si inclina la spalliera e poi hanno una pelle molto spessa, sono molto morbidi, quindi sono sedili di ultima generazione, ecco. Gli All Blacks, per loro costituzione, sono belli grandicelli. Ce li facciamo entrare? Riescono ad entrarci? Sì, riescono ad entrarci anche perché hanno una leva, si distanziano tra loro i sedili, quindi pur essendo un sedile abbastanza, riescono comunque a, essendo grandi, comunque a stare comodi anche con questi sedili qui, su questi sedili qui. Io una cosa però vorrei sottolineare, perché sì, il comfort di chi viene trasportato, in questo caso gli All Blacks, ma per far sì che il viaggio possa essere davvero al meglio, il comfort massimo deve essere quello dell'autista. Quali sono le caratteristiche principali? Allora, a livello di sicurezza, che penso che sia la cosa che conta di più, ha quindi delle cose di ultima generazione per la sicurezza, quindi ha una vibrazione di sedile tramite una telecamera, un radar che ha alla parte anteriore del muso della macchina, che rileva praticamente la careggiata, quindi nel momento in cui c'è una sorta di sbandamento oppure che la macchina tende ad uscire fuori da quella careggiata lì, vibra il sedile, quindi ti scuote in modo tale che riprendi la guida, può capitare. E poi ha un altro sistema, un'altra telecamera che rileva praticamente la distanza di sicurezza tra un mezzo all'altro, quindi se praticamente si viene a limitare quella distanza lì, la macchina rallenta da sola, frena da sola. Questi sono i dispositivi di sicurezza che ad oggi sono nelle normative di queste macchine qui. E poi il defibrillatore che è montato sia su questa macchina che tutte le macchine che ha la ditta Cialone. E poi tu da qui comandi un po' tutto, comandi l'infotainment, comandi il... Questa è stata proprio, questo è il top, quindi ha praticamente lo schermo touchscreen e poi comando sia i televisori
i televisori, lo stereo, il microfono dell'hostess, il microfono mio per comunque per comunicare con la clientela, l'apertura del bagno nella parte posteriore del mezzo quando il cliente lo richiede giustamente. E poi niente, tutti i comandi sullo sterzo, il frigorifero per mettere le bevande al fresco, la macchinetta del caffè, è una macchina completa di tutto. Possiamo dire quindi, Francesco, che lavorare è anche un piacere in queste condizioni. Sì, senz'altro, sì. Se gli All Blacks mettiamo devono fare una partita a Parigi, sarai tu a portarli? Spero di sì. spero di sì perché è stata comunque un'esperienza di notevole importanza e comunque averli portato io è stata mi ha segnato un'esperienza molto bella, quindi spero che nella prossima edizione la porterò ancora io. Anche perché pure la Spilletta, quindi la Spilletta è stata dal direttore generale dell'Iveco, quindi è stata veramente una bella cosa. Saluto, quello che parte oggi è un messaggio forte qui da Ferentino, un messaggio di come fare squadra può dare grandi, grandissimi risultati fra due grandi gruppi. Assolutamente, qui è partita un'avventura 2 anni fa dove hanno deciso di trasportare gli All Black per la campagna della Coppa del Mondo e abbiamo affidato a Cialone questo lavoro, che è un servizio che è molto importante, di trasportare questi campioni con i nostri campioni, perché i nostri veicoli hanno vinto il Van of the Year e il Coach of the Year. Però il risultato è andato ben al di là di quello che pensavamo. Ovviamente gli All Black hanno vinto, ma soprattutto si sono attaccati proprio all'azienda Cialone e ai loro mezzi, Iveco, in un modo straordinario. Ero ancora con loro alla fine del torneo di questo autunno e mi ringraziavano ancora per i mezzi e per i ragazzi che le guidavano, che non sono sempre stati a disposizione e che hanno proprio messo questi giocatori che hanno un'umiltà incredibile nelle migliori condizioni per affrontare le partite, perché loro sono qui in Europa per un bel periodo e alla fine abbiamo celebrato dei valori umani che sono quelli che oggi a Frosinone celebriamo di nuovo e che sono stati riconosciuti da tutti i partecipanti. Ecco, lei diceva l'importanza dei valori umani. Oggi abbiamo visto delle eccellenze. Che cosa ci riserverà il futuro? Che cosa ci potrà riservare secondo lei? No, il futuro sarà dedicato assolutamente alla sostenibilità. Già l'impresa Cialone ci sta puntando, dunque avere dei mezzi che hanno meno impatto sull'ambiente. Sappiamo che la sfida dell'umanità oggi, sappiamo che la gente non rinuncerà mai alla mobilità perché è parte della vita, dunque dobbiamo trovare delle soluzioni di mezzi molto più sostenibili, che inquinano meno, che proteggono l'ambiente, e questo è proprio il riguardo che facciamo al futuro. Premio Cialone, lo diceva Messie Laout, la sfida è l'ecosostenibilità. Per voi questa giornata rappresenta un motivo di orgoglio e immagino vi spinge ad andare ancora avanti ancora con più passione. L'orgoglio è un punto di partenza, noi non siamo mai, non arriviamo mai. La vita è giorno dopo giorno e ogni giorno ci vuole un programma nuovo. E quindi il futuro che cosa potrà riservare al gruppo Cialone e a tutto il territorio? Potrà riservare passare all'elettrico per quanto riguarda il trasporto, passare all'elettrico, inventare un nuovo modo di trasporto, di movimento. Non si può pensare che Frosinone-Roma ci si debbano mettere due ore e mezzo, è impensabile. E noi nella nostra piccola parte cercheremo di migliorare il movimento delle persone, questo è in tutti i modi, con tutte le iniziative, come avete sentito dalla regione, abbiamo noi studiato un progetto come organizzare meglio il mondo dei trasporti in quest'area, cerchiamo di utilizzare i mezzi all'avanguardia al momento e cerchiamo di stare passo coi tempi, perché se l'industria crea nuove realtà e noi le dobbiamo utilizzare, però sarebbe necessario il concorso da tante altre forze che oggi è meglio non toccare. Che cosa manca allora a tutto il territorio, non solo provinciale ma regionale, per ripartire davvero all'insegna della sostenibilità? Un po' di serenità nelle persone, perché non si capisce più molto chiaramente cosa si cerca, cosa si vuole fare, e secondo me c'è un po' di confusione nei valori della vita. Sembra che la vita sia qualcosa di eterno, ma è un passaggio molto molto veloce, quindi un attimo di sosta, riflettere e cercare di dare la giusta dimensione ad ogni cosa per quella che è. Prima abbiamo
abbiamo visto quello che era l'autobus dei All Blacks, un'eccellenza a livello mondiale, a livello internazionale, ma Cialone accompagna anche quello che è un po' l'orgoglio del territorio della provincia di Frosinone, che sta diventando un vero e proprio modello per l'Italia tutta, ovvero il Frosinone Calcio, un sodalizio che va avanti ormai da tempo e che si è rinnovato, perché da pochissimo il Frosinone Calcio ha questo nuovo gioiello, questo nuovo autobus della flotta Cialone, un autobus Iveco che lo accompagnerà, sarà un po' la rappresentanza del Frosinone in tutta Italia nel suo campionato di Serie B e, perché no, speriamo anche per traguardi futuri in altre categorie. Qui siamo con Francesco, il padrone di casa dell'altro Magelis, l'altro pullman di punta della flotta Cialone, che è quello che trasporta il Frosinone Calcio, un autobus che ricalca quello che abbiamo visto prima degli All Blacks, allo stesso modello, ma ci sono delle differenze sostanziali, soprattutto per quanto riguarda i passeggeri, Francesco, perché i giocatori di rugby hanno un'impostazione, i giocatori di calcio ne hanno un'altra. Allora, innanzitutto, la selleria, i sedili abbiamo visto che sono uguali, cambia il colore, quelli erano All Blacks, tutti neri, questi qui sono più chiari. Però, parlando prima, ci hai detto una cosa in particolare. Quale? Perché questi giocatori di calcio sono sempre più social. E allora, qual è il comfort che viene dato ai giocatori? Va bene, oltre alla, diciamo, alla disposizione dei posti, che è ampliata, perché il pullman parte originale, come sappiamo, a 57 posti, questo è adattato a 45, quindi a posto per il comfort dei giocatori. In più hanno delle prese, perché giustamente computer, telefono e, come detto prima, sono social, hanno bisogno di ricaricare queste. E allora sono tutti dotati di 45 posti di prese con cui possono ricaricare i loro apparecchi telefonici. Per quanto riguarda la wifi non ne hanno bisogno, perché sono connessissimi, c'è anche la wifi? Questo è dotato anche di wifi e sì, ha una rete, cioè wifi per tutto l'autobus. E un'altra caratteristica che troviamo in questo autobus è un bellissimo sistema di infotainment con schermi LCD, un lettore DVD, lettore CD, ma tu, Francesco, non puoi sbizzarrirti molto con questo sistema quando ci sono i giocatori. Perché? Perché quando, diciamo, il trasferimento dall'hotel alla partita sono massimi concentrati e c'è un silenzio proprio surreale. Con il passare degli anni, Frosinone, grazie alla squadra, la provincia di Frosinone comunque è cresciuta a livello di immagine anche grazie a queste mosse di marketing, grazie ad un autobus, ad una flotta come quella di Cialone, che permette di essere ormai riconosciuta in tutto il mondo come un marchio internazionale. Sicuramente oltre alla squadra ci sono varie realtà sul territorio che stanno crescendo, una di queste sicuramente è la Cialone Tour. Francesco, ma Mister Marino utilizza una disposizione tattica anche qui dentro o i posti sono liberi, diciamo? No, i posti sono liberi, però il suo è sempre questo qui dietro. Quindi lui deve dirigere anche dall'interno dell'autobus. Giustamente, è un mister. Concludiamo, l'autobus c'è, l'autista anche, il Frosinone sta viaggiando in questo campionato verso posizioni nobili, possiamo dire che abbiamo l'autista per andare in Serie A? Vabbè, io sono pronto, poi sta a loro. Ancora una volta il gruppo Cialone si erge a simbolo dell'economia del territorio provinciale, ma non solo. Sì, è un impegno che ci mettiamo tutti i giorni, come abbiamo detto nel discorso fatto precedentemente, per andare avanti e crescere sempre di più nonostante le difficoltà che ci sono tutti i giorni. Però ecco, l'impegno è al massimo, perché tanta è la passione che ci mettiamo in quello che facciamo. Ecco, diciamo prima anche lavoro di squadra, gruppo Cialone e gruppo Iveco, è questa la ricetta importante per fare economia al giorno d'oggi? Sì, noi facciamo un grande lavoro di squadra, siamo molto legati a Iveco, infatti siamo penso l'unica azienda nel settore autobus che è sempre stata Iveco in tutta quanta la storia, quindi c'è un forte legame, un forte rapporto che ci lega, oltre che di lavoro, dopo anche di amicizia tra le rispettive famiglie, grande stima. Oggi sono davvero emozionato ed orgoglioso di essere qui, di vedere numerose presenze per questa bella giornata. È un'emozione e grazie soprattutto all'Iveco che ci ha permesso di fare questo evento, al presidente Pierlaut e alla Romana Diesel.
sono davvero emozionato, il merito comunque lo voglio estendere a tutti i nostri collaboratori che quotidianamente, come noi, con impegno, passione, sacrificio, svolgono il proprio lavoro, perché l'azienda, soprattutto la Cione Tour, va intesa come una grande famiglia, una grande squadra. È solo con questi valori, è solo con questo impegno che non solo si può rimanere nel mercato, ma crescere, crescere sempre di più. Ecco, una grande occasione a livello commerciale e anche all'insegno della sostenibilità. Anche e soprattutto all'insegno della sostenibilità, in quanto l'azienda Cialone Tour ha rinnovato completamente per il trasporto pubblico urbano nei comuni in cui serviamo tutto il parco di autobus adibiti al servizio di DPL. Tutti saranno autobus Euro 6 di ultima generazione, quindi ambientalmente sostenibili, e tutti quanti saranno dotati di defibrillatore a bordo. Come potete vedere, infatti, sono tutti autobus cardioprotetti. Ogni autobus sarà un defibrillatore per qualsiasi esigenza. E gli autisti hanno il patentino e potranno eventualmente salvare una vita. E qui alle nostre spalle c'è quello che è un po' il fiore all'occhiello di questa flotta, il pullman degli All Blacks. Questo è il pullman degli All Blacks. Dall'anno scorso è stata davvero un'emozione, perché trasportare i campioni non è facile, ma questo, al di là dell'aspetto puramente d'immagine e quant'altro, è un aspetto importante, sono l'aspetto umano, come sottolineava Pier Lahoud nell'intervista, perché abbiamo creato un bel rapporto al di là di quello che è l'aspetto professionale, e per noi è una grande soddisfazione trasportare i campioni del mondo di rugby. L'anno scorso abbiamo trasportati su Londra e quest'anno abbiamo fatto Roma, Dublino e Parigi. Il trasporto è soprattutto urbano, il trasporto urbano, le cosiddette circolari che permettono la mobilità all'interno dei paesi, pensiamo alle persone anziane che non hanno la possibilità di utilizzare un'auto, pensiamo a quelle persone che devono raggiungere grandi distanze perché abitano in periferia. Cialone è anche questo, sono diversi i comuni serviti in provincia di Frosinone. Andiamo allora a vedere quale è soprattutto la potenzialità di un mezzo come questo, che è più piccolino ma è pur sempre un bus. Siamo qui con Luigi, uno degli autisti della flotta Cialone. Quante persone possono portare? I bus che portano 14 posti a sedere e 27 in piedi, totale 41, che si riduce a 37 posti se c'è un invalido, perché c'è la rampa per gli invalidi che, con la carrozzina, tutto sono eco. Cardioprotetti. Ecco, cardioprotetti, spieghiamo questa cosa, perché un'altra delle grandi innovazioni, ma soprattutto un'altra dei grandi servizi che ci sono in questi bus è il defibrillatore. Il defibrillatore che abbiamo a bordo, vediamo, non serve mai, ma c'è, quindi è un servizio all'avanguardia. Queste macchine sono proprio l'ultima generazione. Il defibrillatore è stata una scelta dell'azienda Cialone perché non era obbligatorio. Soprattutto stiamo parlando di mezzi che in questo periodo in cui si parla molto di difesa dell'ambiente sono ecologici e sostenibili. Sì, sono eco, proprio inquinamento al minimo. Euro 6, ecco, un discorso che mi piace sottolineare è quello dell'importanza del trasporto pubblico locale, perché uno può pensare che le circolari, tra virgolette, sono un qualcosa di obsoleto, ma non è così. Voi che lavorate tutti i giorni vedete l'importanza nei comuni della provincia di Frosinone di questi mezzi e di questo servizio. Sì, il servizio urbano, il TPL, è un servizio che serve alla gente, perché ci sono ancora degli anziani, dei cosi, tutti, che non hanno mezzi, che per le campagne, che vanno al paese, che devono andare 2-3 volte la settimana pure al paese. È un servizio utile. Poi io che opero su Ferentino c'è un'affluenza abbastanza vasta, insomma, ne soffriscono molti cittadini. E quindi voi avete anche una funzione sociale? Anche, a volte più sociale che d'autista. E soprattutto vediamo molto spesso in TV il fatto che nelle grandi città la rampa per i disabili non c'è o non funziona, invece qui abbiamo... Qui la rampa c'è, funziona, si può aprire perché è manuale, su quelle elettriche di solito danno i problemi. Questa è manuale, solo la semplice pedana che si apre e sta a posto. Grazie Luigi. Prego. E abbiamo visto come sia semplice tirare giù la rampa, non c'è di certo problema che la rampa possa non funzionare, quindi un servizio in più per tutte le persone diversamente abili.
Una grande giornata per il gruppo Cialone, una grande giornata per il gruppo Iveco, all'insegna dell'economia basata sull'ambiente e sullo sport, lo stiamo vedendo qua insieme, una grande vetrina per tutta la provincia di Frosinone. Eh sì, è una giornata di festa innanzitutto, è una giornata anche di grande emozione, perché anche come rappresentanti di una grande azienda che appartiene a un gruppo internazionale mondiale, con fabbriche in tutto il mondo, decine di migliaia di dipendenti, è bellissimo venire oggi a Ferentino, calarsi in una realtà locale di grande forza, passione, intensità e sentimento che è il gruppo Cialone. È un esempio di un'azienda campione che ha scelto e ha continuato ad affermare la sua identità locale, si è sviluppata credendo nelle risorse della sua terra, nelle risorse della famiglia, dei suoi dipendenti, e ha scelto, e questo ci onora, un partner importante come noi, e questo devo dire ci permette di vedere sempre con molta umiltà il nostro lavoro, perché in qualche modo mi sembra che oggi quasi le parti si siano ribaltate, la grandezza dell'azienda di Cialone, la grandezza della loro famiglia, del loro radicamento sul territorio, quasi ci fanno sembrare piccoli e ci rendono lieti di poter servire con i nostri mezzi i progetti, i sogni e le ambizioni di questa famiglia. A proposito di binomi vincenti, Frosinone Calcio e Gruppo Cialone, una garanzia? Sicuramente sì, è un'azienda storica di questo territorio che svolge trasporto non solo nell'area laziale ma un po' in tutta Italia, all'estero, e quindi in una splendida giornata di sole, una splendida cornice di gente che è venuta qui, devo dire veramente un grande evento, complimenti all'azienda ma anche diciamo ai familiari, perché tutti sanno che io sono legato all'azienda Cialone da un legame familiare e quindi la soddisfazione è doppia. Cialone Bus è soprattutto un marchio che conoscerete un po' tutti quanti, in tutto il mondo vediamo questi autobus con la scritta Trafalgar. Ebbene, Cialone è uno dei vettori più importanti che lavorano per questa agenzia a livello internazionale. Andiamo a scoprire proprio le caratteristiche anche di questo mezzo, ma soprattutto le peculiarità di chi è il padrone di casa, quindi l'autista di questo bus che ogni giorno porta in Europa le persone di tutto il mondo. Antonio, tu per una vita hai accompagnato persone, sei sempre stato seduto lì davanti, adesso ti troviamo seduto nel posto delle persone che trasporti ogni giorno. Ecco, prima sottolineavo l'importanza del marchio Cialone affiancato a quello di Trafalgar, trasporta persone in tutta Europa. Ma a volte cambiamo anche, diciamo, tre città al giorno, due città al giorno, diciamo, Venezia, Firenze. Poi quando passiamo dall'Europa facciamo Milano, Chiasso e ci trasferiamo in Svizzera e poi continuiamo il viaggio verso la Francia e terminando il viaggio a Londra. Quindi il tour parte dall'Italia e arriva fino a Londra? Sì, oppure viceversa, comincia da Londra e finisce in Italia. Ecco, ci puoi raccontare magari qual è stata la richiesta più bizzarra che ti è arrivata da un gruppo di quelli che hai portato su un autobus, su questo autobus? Ma bizzarra no, diciamo, quando termina il tour sono tutti felici di questo viaggio, diciamo, bene o male diventa quasi una cosa familiare, capito? Perché si trovano tutti a suo agio, cioè anche che noi ci prestiamo a darci tutti i comfort che abbiamo nel pullman e anche l'accoglienza di queste persone che vengono da fuori e per cercare di collaborare con loro, di rendere un viaggio felice. E tutto qua. Ecco, perché abbiamo visto prima con l'autobus degli All Blacks, con l'autobus del Frosinone, lì diciamo che gli ospiti sono noti, sono conosciuti, sono sempre loro. Tu invece ti trovi a cambiare gruppo anche magari due volte a settimana. Ecco, quanto è bello, quanto è stimolante riuscire a creare proprio questa empatia tra te e le persone che trasporti?
Ma è una cosa molto, molto bella questo qua, cioè perché riusciamo a capire quanto noi riusciamo a fare questo lavoro e come lo riusciamo a fare bene con queste persone, farle provare sempre bene, un viaggio confortevole. Cerchiamo sempre di impegnarci sempre di più, prima di tutto anche per mantenere il nostro lavoro e per dare anche alla nostra azienda che siamo delle persone in grado di fare questo lavoro. Ecco, le ultime due domande. La prima, hai parlato di comfort, volete dare comfort ai passeggeri. Ecco, quali sono i comfort che potete dare loro? Anche a livello, vediamo qui che ci sono degli schermi LCD, c'è un impianto stereo. Ecco, cosa potete fare voi per rendere più lieto il viaggio di un gruppo? Allora, adesso la cosa più essenziale, adesso noi siamo seduti in questa poltrona e abbiamo uno spazio, questo è già un primo comfort, che non stiamo, diciamo, durante il giorno stretti, cioè, poi abbiamo l'wifi a bordo, abbiamo anche le prese USB. L'ultima domanda invece riguarda proprio il tuo lavoro. Tu viaggi in tutta Europa portando un marchio come quello di Cialone, che ormai è rappresentativo di questo nostro territorio. Ecco, quanto è orgoglioso Antonio di portare il marchio Cialone, quindi il marchio della provincia di Frosinone, in tutta Europa, e soprattutto se la gente che trasporti sa che noi siamo ciociari? Sì, la gente lo sa, la maggior parte capita a persone che sono di Reggio Calabria, che sono di Roma, quindi maggiormente la gente sa che noi siamo ciociari e ci capisce, diciamo, le nostre esigenze, tutto quanto del nostro lavoro. E quindi portare il nome di Cialone è davvero un orgoglio. È una cosa grande, sono 25 anni che sto qua. Antonio, un altro dei sistemi di sicurezza che troviamo su questi autobus, ed è un sistema di sicurezza, diciamo, primario, è quello che permette al mezzo di fermarsi se c'è un colpo di sonno. Sì, questo sì, questo, diciamo, questa macchinetta permette di fermarci se magari noi abbiamo, non ti senti bene, è già è stata pure provata, cioè, diciamo, perché guidandolo il pullman è capitato qualche volta che magari c'è una striscia, che noi stiamo andando fuori dalla striscia, lui ti proprio ferma la macchina. Quindi un altro sistema di sicurezza in più per i passeggeri. Sì, un altro sistema in più per i passeggeri e pure per me. E per l'autista. Una bellissima giornata non solo per la città di Ferentino ma per l'intera provincia di Frosinone. Quando si parla di trasporto pubblico locale, quando si parla di gran turismo, non si può non pensare alla famiglia Cialone, questa famiglia che è un pezzo della storia della nostra città e un pezzo della storia della nostra provincia ormai da 100 anni, per i grandi investimenti fatti nel settore dei trasporti che hanno veicolato il nome di questo territorio in giro per il mondo. Oggi una bellissima mattinata, un'occasione di riflessione su quelle che sono le tante problematiche e criticità ambientali, ma anche un grande impegno da parte della stessa famiglia Cialone per quello che è il futuro di questo territorio. Ecco, appunto, un'azienda che riesce a coniugare ambiente, tematica ambientale e anche sport. Qui nel piazzale abbiamo due grandi esempi, dal pullman che porta la nazionale di rugby neozelandese al pullman che conduce i calciatori del Frosinone. Sì, dicevo, un'azienda che riesce a spaziare a 360 gradi, molto impegnata sul trasporto pubblico locale, molto impegnata sul gran turismo e anche un'attenzione su quelle che sono le realtà sportive non solo del territorio della provincia ma anche a livello internazionale. Da ultimo gli All Blacks, la squadra del Frosinone Calcio in Serie A, ma nessuno di noi può dimenticare quella famosa mascotte dei mondiali 90 sui pullman di Cialone. Una bella iniziativa, una splendida giornata e soprattutto una bella famiglia. Grazie a Guglielmo, a Cialone, sono davvero il fiore all'occhiello per la provincia di Frosinone, un'occasione di crescita, di sviluppo e soprattutto di lavoro per tanta gente. Ecco Presidente, lo dicevamo anche in altre occasioni, qual è lo stato di salute dell'economia ciociara? Beh, basta guardare la famiglia Cialone, gente che lavora, sta bene, ha un futuro, prospettiva. Smettiamola di piangerci addosso, guardiamo le tante cose positive che ha questa terra e le grandi aziende nate in questa terra che hanno continuato a fare sviluppo in questa terra. Poi ci sono sacche di difficoltà, ce ne sono in tutto il mondo, in tutta l'Europa, in tutto il paese Italia.
Però ogni tanto in questa terra guardiamo qualcosa di positivo. Oggi è una grande giornata per una grande famiglia che sono 100 anni che lotta e non smetterà di lottare. Loredana, in questa giornata oltre a parlare di trasporti si parla anche di bambini con uno spazio a loro dedicato. Come è andata questa giornata? Come si sono comportati questi bambini? I bambini si sono comportati tutti abbastanza bene, hanno gradito questa iniziativa e hanno apprezzato tantissimo il fatto che ci sia a disposizione dei mezzi. Infatti stanno giocando tantissimo con questi mezzi a disposizione, poi con la nostra animazione. Stanno interagendo e si stanno divertendo con noi abbastanza bene, insomma siamo soddisfatti di questo. E voi vi state divertendo assieme ai bambini? Assolutamente, se non siamo noi i primi a divertirci non si divertono neanche i bambini. Noi ci divertiamo, loro si divertono con noi.